Non ha alcuna importanza. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, 2003, Michel. Quanto spesso vi abbiamo invitati a giungere ad ogni incontro, come se fosse la prima volta, o l'ultima, se volete, non ha alcuna importanza, ma a condividerla con quella tensione interiore, con quella tensione emotiva, che vi permette di andare oltre le parole che noi pronunciamo. Ancora una volta vi invito a non dimenticare che le parole che noi pronunciamo sono parole che sono state in qualche modo scelte per smuovere al vostro interno, nella vostra interiorità, quel qualche cosa che vi permetta di sentire che quando vi diciamo che vi siamo vicini, non lo diciamo soltanto con le parole, ma lo diciamo con il cuore. Che forse è l'unica frase che può rendere l'idea per voi che quando vi diciamo che vi amiamo, credeteci, vi amiamo veramente, non certamente di quella piccola cosa che voi chiamate amore, certamente un qualcosa di più grande, che magari non riuscite neanche ad immaginare interamente, ma credeteci, vi amiamo, vi seguiamo, vi strigliamo. Anche qualche volta per farvi reagire, per farvi diventare quello che veramente ognuno di voi dovrebbe imparare a diventare davvero. Nonostante le difficoltà della vita, nonostante i drammi che molto spesso l'esistenza vi porta, ricordate che ognuno di voi è in grado di affrontare qualsiasi difficoltà e di uscirne non solo a testa alta, ma veramente vittorioso. Basta credere all'amore, basta sentire che non siete soli, basta sentire che tutto è veramente uno e che quell'equilibrio che governa l'universo non potrà mai, ma veramente mai, essere alterato. La pace sia con tutti voi.